Elia, sconfitta amara, ovviamente a Trento, non era facile, lo sapevamo. C'è un po' l'amaro per questo terzo set che Milano ha, anche grazie al tuo turno in battuta, ha provato a recuperare. Un po' di amarezza, un po' di errori. Sicuramente si riparte con la voglia di subito mettere, dimenticare questa sconfitta e ripartire subito in campionato. Certo, onore a Trento per la splendida prestazione. Siamo consapevoli, come ha detto il coach a fine partita, di non aver fatto proprio quello che ci eravamo detti. Dovevamo essere un po' più lucidi in molte fasi di gioco e non lo siamo stati. Da questo dovremmo impararne. E comunque dobbiamo concentrarci sulle prossime partite. Questa ormai è andata e dobbiamo pensare a domenica, che abbiamo già Vibo in casa, una partita importantissima. Questa chiaramente era un recupero, come hai detto tu è mancata un po' di lucidità. Trento ha dimostrato chiaramente la sua superiorità, però diciamo che Milano ci ha un po' messo del suo, perché probabilmente giocando come l'ultima parte, con la stessa intensità dell'ultima parte del terzo set, forse magari avremmo potuto giocarcela in maniera diversa. Sì, riguarderemo sicuramente come abbiamo giocato. Avevamo preparato bene la partita, non siamo stati bravi a giocare come ci eravamo detti, ma sono cose che succedono. Siamo una squadra in continua crescita e questo è l'importante. A proposito di crescita, adesso, come hai detto tu, dimenticare questa partita, concentriamoci per domenica. Sono in palio 3 punti molto molto importanti per questo finale di campionato contro Vibo. Certo, è una partita importantissima, adesso da domani cominceremo a pensarci e a guardare bene chi ci troveremo di fronte.